Ed eccoci qui, forse nell'ultimo episodio di Poppy Playtime. Ma attenzione, perché qua la situazione si inizia a far davvero brutta. Stavo cercando di spingere su questa scala perché non so come continuare, cavoli. Allora, vediamo un po'. Ok, questa è elettricità. E non funziona in questa maniera. Sicuramente c'è qualcosa che mi sfugge. Allora, credo di aver capito, perché qua c'era questa cosa che non avevo notato. Mi dovevo fare tipo... Ok, non proprio così, ne sono abbastanza sicuro. Quindi, 1, 2. No, allora. Come funziona qua però? Ok, ho preso l'elettricità. Cosa ci devo fare però adesso? Ok, credo di esserci riuscito in te. Non so perché, ma adesso sta durando un botto. Forse si era buggato. Possibile. Ok. Non ma... Si è aperto il portone! Ok, ok, va bene. Ah, sono... No, sono cascato. Stavo percorrendo qua e sono cascato. No. Si è spenta la musica. C'è... Sono in un veicolo buio, al chiuso, senza musica. Tu sei pazza, Stammi lontana, Befana! Vuole fare un ultimo gioco, nascondino! Sta contando! Sta contando. Corri, Iro, corri la velocità della luce. Dove devo andare? Dove? Di qua, sinistra, destra, avanti, indietro, avanti. Cosa devo fare? Oh mio Dio, no, mi prenderai mai. Destino crudele. Ok. Dove cavolo devo andare? Oh, un'altra apertura. Ok. Tutto a posto. Tutto bene? Qualche finisce bene? Non sta finendo molto bene. Da che parte adesso? Ok, quello che devo fare è correre. Corre più veloce che mai. Ciao Candy Cat. Ok, io preferisco continuare a correre, grazie mille. Un qualcosa. Ah, c'è un buco. Posso andare di qua, tipo. Oddio, mi sono buggato. Ok, proviamo. Oh mio Dio. Ok, allora, credo che questa sia l'unica cosa che posso fare. Non funziona. Ah, ma è già aperto, ma che fregatura. Vabbè. Oh, forse questa è l'uscita, dai, c'è tutta la porta di... No, ovviamente no, non è uscita. Figuriamoci, c'ho un ragno gigante molto pazza che mi sta inseguendo in questo istante. Codici? Come faccio? Rosso. Giallo. Blu? No, forse c'è il codice... No, non credo che sia... No, perché dopo si divide in altre robe. Spenac, fermi tutti. Aha! Ah! No, aspetta! Fammi tornare su, grazie. Ma neanche l'ho preso, in realtà si è buggato malamente. Ok, vabbè. Allora, vediamo. Rosso, c'è l'uno. Rosso, blu, verde. Quindi il giallo sarà l'ultimo, quindi. Allora, rosso, blu, verde. Non so, ho capito bene. Giallo. Funziona! Big brain, ragazzi. Big brain. Ok, continua ad andare. Non me la racconta bene, sarò sincero, però. Oh mio Dio, i lamenti! Aspetta, l'apertura! L'apertura! Oh.
cosa vogliamo fare? Volete del tè intanto che rimango qua ad abitare? Perché non mi pare che... Volete del tè? Volete qualcosa? Perché l'abbiamo seminata, quindi posso continuare. Allora, andiamo un pochettino avanti, sperando che non mi compaia un ragno gigante davanti. Mamma dice, stai lontano dal fuoco. Allora, stavano dicendo ok, mano verde. Che ho fatto? Sembra una caldaia. È una caldaia. No, la posso bruciare. È malefico. Beh, effettivamente un gioco di plastica si potrebbe sciogliere. Avrebbe anche senso. È nulla qua. È la luce che si è staccata. Che lo fa? Ok, qua manca un pezzo. E dove lo trovo il pezzo? Scusate, c'è qualcosa? C'è un pezzo gigante qua, secondo me è questo, ok. Allora, vediamo un po'. Ok. Quindi, se io adesso faccio tipo questo e poi questo, che succede? Ci riscaldiamo un attimo sul fuocherello. Ah, ho attivato qualcosa, credo. Certo che stare qua sui carboni ardenti non è proprio il massimo. Ma prima non c'era sta a fare. E dove cavolo devo mettere questo? Forse un altro pezzo di un macchinario o qualcosa del genere, tipo questo, non lo so. Di sopra? Ce n'era un altro pezzo? No, pare di no. Era tutto qua. E dove devo andare adesso? Ah no, ecco! Vedi che io cercavo cosa, vedi? C'era qualcosa. Ok, sì, cose da sicurezza, va bene. Non entrare. E io entro. No, dai, sappiamo tutti come andrà a finire. Perché? Ma i jumpscare sono mezzi scontati. Ecco, sapevo. Non voglio vedere. La brucio? No, mi nascondo. Ha funzionato davvero. Oh mio Dio, sono un genio. Adi, l'unica che mi rimane da fare è tornare qua di nuovo. E torniamo qua. Una leva. Di qua, ok, ci sono ragnatelo ovunque, nulla. Apri sta porta! Oh mio Dio! Salta ciccione! Dove? Dove? Ok. Corri! No! Tira! Cuore che mi sta battendo mille. 5 minutes later. Ok, 3, 2, 1. Correre alla velocità della luce. Ok. Corri. Il balzo qua non funziona, quindi di qua. Sinistra. Destra. Destra. Avanti. Tira. Di qua. Avanti. Leva, tira. Veloce. Ok, ci siamo. Ok. Veloce!
Veloce! Veloce! Una leva! Tira la leva! Che è sto schifo? Oh mio Dio. Sono accorto adesso che la webcam non era attivata, quindi cavolo, nulla. Però, vi posso assicurare che ero terrorizzato a livelli assurdi. Devo... Dov'è la TV? Ah! Log code 08502. Non ho capito che cavolo era quell'artiglio. Experiment 1006. The prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. Okay. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialists still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects. Quindi quello lì è il prototipo 1006-9, tipo, non ricordo. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, 70. Remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Ok. Oh mio Dio. Non me la racconta giusta. Ah, sono tornato di qua. Ok. Però teoricamente dovrei essere sicuro. Cioè, a me Long Legs l'ho triturata. Oh, il finale è sempre uguale, è sempre in sospeso in su sti cosi. Ok. Poppy! Poppy, amica mia! No, ti ho intrappolato! Oh, l'ho liberata? Non volevo neanche, sinceramente. Cioè, non era mia intenzione. Did you kill her? Eh sì. Good. I'll board the train. We need to leave. Sei inquietante a livello assurdo, però grazie. Ok, com'è che scendo però, Poppy? Scusi. Forse devo continuare ad andare di qua, vediamo. Fatta fuori, l'ho fatta. C'è un buco così nel nulla. Quanto schifo, ma pulite per terra, per favore. Ok. Oh mio Dio. C'è un'altra apertura per di qua. Ok, allora, quelli erano i codici. Fatemi controllare un attimo. 4 2 1 3. Ah, forse ho capito, aspetta.
Ok. È partito. Sembrerebbe andare tutto bene. Sono un ingegnere. Avanti treno, portami via, non voglio più stare qui con lei. Ma dov'è Poppin tutto questo? Non voleva venire con noi. No, forse non voleva. Ha detto che ci voleva, mi voleva far solamente uscire come per ringraziarmi. Perché non me lo dice bene questa cosa? Ok. Sembrerebbe tutto a posto. Non mi vuole far andare via. Sono troppo buono e perfetto. È malvagia! Che sta succedendo? Perché si è interrotta la sua voce? Oh mio Dio, sta prendendo velocità, stiamo andando giù. Troppo veloce per i miei gusti. Tira sto freno a mano. Stop the train. Ci sto provando. Tira. Mio Dio. No. Mi si è distrutto il grab pack all'ultimo? È finita così? Non mi ha voluto lasciare andare perché sento che sono stato gentile, sono troppo buono e gentile. È perfetto, troppo perfetto per lasciarmi andare, ha detto. Quindi al fine malvagia. È nulla, oh mio Dio. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Questo l'ho finito, ho finito il gioco. Non credo ci sia altro. Quindi ragazzi, un bel like e un'iscrizione, noi ci vediamo alla prossima. Dovrò anche editarlo abbastanza, questo perché ho avuto delle difficoltà con registrazione webcam. Vedrete, mancherà qualche pezzettino probabilmente. Grazie per aver giocato, ok. Ci sono dei titoli segreti, qualche spoiler per il capitolo 3 per caso? No. Oh mio Dio, allora ragazzi ci vediamo alla prossima. Devo dire molto più pauroso rispetto al primo.